Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un altro video per quanto riguarda la saga del decluttering. Ebbene sì, oggi vi parlerò delle palette di terre e illuminanti. Sono tantissime, non è vero, sono un bel po', e ovviamente devo declutterare qualche cosa perché devo fare spazio, ho fatto acquisti, quindi mi serve un aiuto. Iniziamo questo decluttering e vediamo cosa ho combinato questa volta. Noi ci vediamo alla fine. Ciao! Allora, iniziamo per quanto riguarda il decluttering. Facciamo il decluttering dei bronzer. Allora, inizio col dirvi che ovviamente quelli della Disney che ho preso ultimamente, questo e questo qui, rimarranno, perché ovviamente sono gli ultimi che ho preso e quindi ovvio che rimangono. Poi ho diverse palettine, tra cui il contouring, questo qui di Essence, che a me piace tantissimo. Mi dispiace se li vedete al contrario, ma è l'unico posto dove posso fare il video, quindi questa rimane. E idem questa qui di Kat Von D, che mi piace tantissimo, la terra, e qui abbiamo una cipria, però preferisco la terra. Poi questa è la Tantum di Huda Beauty, quella in crema. Non l'ho ancora utilizzata, sinceramente, perché voglio imparare a utilizzare i prodotti in crema e quindi non l'ho utilizzata, ma quando farò le prove per la scuola sicuramente la utilizzerò. Ovviamente è nella colorazione Fair, quindi credo di buttare lo scatolo e tenere la confezione. Poi un altro prodotto che io adoro è Amber di Fenty Beauty. Questo è bellissimo come colore per fare il contouring, a me piace tantissimo e quindi lo tengo volentieri. Poi c'è anche un piccolo bronzer che è un cinnamon, che è questo è un bronzer, ve lo faccio vedere da questo lato, molto molto bello e quindi lo tengo. Poi facciamo questa. Qui abbiamo due bronzer, uno è Harmony di MAC, questo invece è una terra di Inglot di Jennifer Lopez e della numerazione Cocoa 5. Questo è il bronzer di Jennifer Lopez, cioè quello che utilizza lei, e l'avevo preso, mi piaceva tantissimo e quindi l'ho lasciato qua dentro, quindi rimangono con me. Poi abbiamo questa palettina che credo che la metterò nei prodotti proprio destinati a quello. E se non mi sbaglio anche questi sono sì, illuminanti. Ok, per quanto riguarda questo, poi per quanto riguarda le palettine lo farò a parte. Poi Nars ho questo che è Laguna, la famosa Laguna, e devo dire che mi piace come colorazione, che è questa, non so se si vede, è molto chiara per quanto mi riguarda, quindi va bene. Ho questo campioncino di Anastasia che va benissimo perché è molto simile a questo. Poi Too Faced, il mio amore per Too Faced, questo è il migliore in assoluto per me, molto molto bello, ed è questo. Poi quello di Kiko, questo è quello della Precision Rituals ed è la colorazione 01. Mi piace tantissimo e quindi ovviamente lo tengo, molto molto bello. E ho anche l'altro che adesso vi faccio vedere, ancora dentro la scatola, quella della Blossom Beauty Sienna, che è questo, e ovviamente tengo anche questo, molto molto bello. Quindi questi li butto e tengo l'altro. Poi un altro prodotto è questo qui di Fenty Beauty ed è la colorazione simile a quella di Too Faced, quindi la tengo. Vedete, è leggermente più calda e quindi la tengo. Poi RMS Beauty, ancora non l'ho utilizzato ed è un bronzer, non lo tocco perché essendo in crema con le mani sporche ho paura di infettarlo. Poi
Questo di Glowish lo metterò nel limbo perché è molto rosso. Non so se si nota, guardate, al confronto degli altri. È molto più rosso, quindi credo che questo, che è Deep Tan, che è lo 04, lo regalerò e mi prenderò la colorazione molto più chiara. E per finire abbiamo questo ombretto di ombretto, è un bronzer High Definition Blush. Sì, vabbè, è un blush, però è taupe ed è bellissimo ed è uguale al a quello in stick, vedete? Cioè, mi piace tantissimo e quindi lo tengo. Quindi, devo dire che per quanto riguarda le terre, va bene, ne ho di meno, giusto? Però per quanto riguarda le terre, una cosa misera, ne ho regalata soltanto uno, ma tengo tutto il resto. Ovviamente, non so se lo metterò qui o in un altro video, vi farò proprio le palette viso. E lì mi sa che la vedo brutta. Ma brutta, brutta. Comunque, andiamo avanti con l'altro decluttering. Allora, continuiamo con le palette viso. Queste sono quelle che c'è un mix tra blush, illuminante e terre. Quindi sono le uniche che. Cioè, le uniche. Sono sbagliato, sì. Gli unici che ho, vabbè, ok. Allora, partiamo con quella di Kiko, la Tuscan Sunshine. Mi piace tantissimo, l'ho utilizzata. Scusate, le polveri mi piacciono tantissimo, l'unico che per me è troppo scuro è questo, è l'illuminante, però per tutto il resto mi piace, quindi la tengo. Poi questa è la Smashbox, questa è la mia preferita in assoluto, le polveri mi piacciono tantissimo, sono le migliori in assoluto che io ho mai utilizzato. Questa proprio mi piace in tutto e per tutto, come cipria, come bronzer, come terra, come blush, mi piace proprio davvero tanto ed è proprio la mia preferita in assoluto, quindi rimane. Poi abbiamo le tre palettine di Astra, scusate. Poi abbiamo le tre palettine di Astra, abbiamo la Peach Romance, che se riesco ad aprire, la Peach Romance che mi piace molto, credo che questa ha le tonalità proprio che stiano bene sul mio viso, quindi la tengo. Poi abbiamo la Move Romance, questa l'ho acquistata da una ragazza, la terra è leggermente scura ma l'ho utilizzata quando ero leggermente abbronzata. Poi per tutto il resto questo è un po' più dorato, quindi è un illuminante abbastanza dorato, questo non lo utilizzo, ma il resto sì. E poi abbiamo la Pink Romance. La Pink Romance mi piace tantissimo e anche qui tutte e quattro le cialde io le utilizzo. Ovviamente se faccio make-up prendo questa, la maggior parte delle volte utilizzo tutte e quattro le cialde, quindi mi piace anche questa. Allora, questa di. No, vabbè, ho sbagliato. Qui abbiamo più blush illuminante, quindi questa la poso, la faccio vedere in seguito. Poi andiamo con questa Ruler. Io l'avevo acquistata quando ho fatto il video con tutto il make-up di Rude. Sinceramente non mi piace, nel senso che è bella la polvere e tutto, eccetera, eccetera, il pack strepitoso, ma sono scure tutte. Anche il blush potrebbe anche andare, ma la terra, vedete, l'illuminante è scuro, 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 scuro. Quindi questa la cestino e la regalo a chi è un po' più scura e la può utilizzare. E poi ho la palettina questa qui di Benefit, dove ci sono tutti i best seller di Benefit, che sono, se magari riesco, eccola qua, che sono questi. Vedete, c'è Dallas, Coralista, la Hoola. Questo è un bellissimo illuminante, è un blush illuminante molto bello, la Hoola è bellissima, cioè ci sono dei colori che io non posseggo perché non ce l'ho singolarmente, quindi questa la tengo perché se devo fare un video e riprende diciamo questo brand mi serve e quindi questa la tengo. Allora, per quanto riguarda le terre, ho questa qui di Essence che è la Good Stuff ed è nella colorazione 10 Cocoa Coal e sinceramente l'ho trovata nelle box di
Pink Panda, se non mi sbaglio. Non l'ho mai utilizzata, sinceramente, ne ho tante aperte, quindi preferisco cestinarla, quindi la regalo. E poi non vi ho fatto vedere questa qui di DMT, che sono le terre in collaborazione con Cosmefy, ma a me non interessa, mi interessano di più le terre e io le adoro proprio sia come scrivenza che come texture. Mi piace tantissima, quindi anche questa la tengo. E questo per quanto riguarda le terre. Anche qui come la terra, poca ciccia, va, in poche parole. Non vi metto le mini taglie perché ho qualcosa in mini taglia di bronzer, perché sono le ultime cose che io ho acquistato e quindi non ve li metto proprio per questo motivo, ovviamente. Poi vediamo se riesco a fare l'altro decante. Mi viene da ridere perché ho un bel po' di cose, ma comunque vediamo un po'. Continuiamo. Questa è quella di DMT. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo come illuminanti, tutte e tre sono veramente particolarissimi e sono molto molto belli. Hanno una grana leggermente più grossa degli altri, però mi sono piaciuti tanto, quindi li tengo. Io di questi ci sono molto affezionata perché mi piacciono tutte. Poi questa qui di Anastasia, comprata proprio tanto tanto tanto. Questa bellissima, a me piacciono tantissimo anche gli illuminanti di Anastasia, sono leggermente più tenui come colore perché ovviamente ha un bel po' che ce l'ho, ma scrivono ancora e quindi la tengo. Poi andiamo avanti, non faccio swatch perché sennò non ce la facciamo più. Qui ho tre illuminanti in crema, che questi qui sono quelli di Mulac e questi io li metterò nel reparto che farò degli usati per prima, quindi utilizzerò un pochettino questi illuminanti. Se vedo che non mi piacciono, li butto direttamente, però li voglio proprio utilizzare, quindi li tengo. Questa ha una storia proprio perché Fabiana me l'ha fatta comprare perché mi diceva è bellissima, la devi acquistare, e quindi l'ho presa. È una palette di Kat Von D o Kevi D Beauty, non lo so come la volete chiamare voi, ed è bellissima, ha questi colori, uno più bello dell'altro, e sinceramente non mi va proprio di cestinarla, quindi la tengo. Un'altra palettina è questa qui di Essence e vi voglio far vedere che anche se è leggermente più vecchiotta, ma scrivono, quindi la tengo. Aspettate che mi pulisco. Poi ovviamente ho quella di Astra ed è molto molto bella. Questi sono tre illuminanti fantastici e li tengo anche questi. Poi ovviamente ho quest'altri illuminanti, questo è quello di Revolution per i Fliston, ve li faccio vedere anche qua, ovviamente rimane collezione, anche questa per la collezione, questi non si toccano assolutamente, ed è questo qui, bellissimo. Ovviamente ho di Catrice le cattive di Disney, quindi Crudelia, molto molto bella, e Ursula, cioè bellissime, queste sono proprio da collezione, infatti li tengo nell'espositore e non li tocco proprio. Poi altre da collezione sono queste qui delle principesse, dove c'è Ariel e Belle. Queste li utilizzo. Scusate, queste le utilizzo, ma ovviamente non posso toglierle perché sono fantastiche, fantastiche veramente. E l'altra è quella di Belle, il mio personaggio preferito è Belle. E qui ci sono le rose stampate in rilievo, belle, belle, belle veramente. E quindi questo per quanto riguarda gli illuminanti. Allora, per quanto riguarda le palette viso è tutto. Spero ovviamente che vi sia piaciuto il video perché ci ho messo tutto il mio impegno. Ho declatterato qualche cosa, non so se l'avete visto, sapete già se ho declatterato oppure no. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!